Io non vi parlerò di metodologie didattiche, ma piuttosto di come la formazione professionale si coniuga con un modello di accoglienza che riguarda un target particolare, che è quello dei minori stranieri non accompagnati. Vi do alcuni numeri per comprendere il contesto nel quale noi operiamo, sperando di portarvi un'esperienza che poi possa servire ai vari operatori nelle diverse regioni, anche per essere propositivi nell'interlocuzione con i propri decisori politici. Intanto i minori stranieri non accompagnati hanno, diversamente dagli altri migranti, dei flussi emergenziali degli altri migranti, hanno una regolamentazione precisa, vengono affidati al comune nel cui territorio sono rintracciati, vengono normalmente rintracciati dalle forze dell'ordine che nella nostra regione li collocano una volta espletate le loro necessarie procedure e formalità, li collocano in centri di accoglienza che sono, appartengono tutti al privato sociale, perché almeno in Friuli Venezia Giulia non c'è più una sola struttura pubblica che si occupi di questo, ma credo che sia una situazione comune un po' a tutte le regioni. E queste strutture sono convenzionate con i comuni, che poi hanno la responsabilità ultima del minore e pagano la retta per l'accoglienza. Poi vengono supportati al 100% da fondi nazionali e regionali, però intanto hanno questo onere e questa responsabilità. Noi svolgiamo il ruolo di centro di accoglienza da oltre 20 anni e quindi dopo i primi anni di grande difficoltà e anche in cui abbiamo preso le misure del fenomeno, abbiamo sviluppato un modello di accoglienza che è molto strutturato. I nostri sono numeri importanti, siamo all'opposto dell'accoglienza diffusa. Noi abbiamo 120 minori stranieri non accompagnati in accoglienza a Cividale e 52 in accoglienza a Trieste. Mediamente, quindi ogni giorno, ne gestiamo circa 170 di presenza costante giornaliera. Abbiamo flusso di oltre 400 accoglienze l'anno, perché molti di questi ragazzi hanno un percorso migratorio già determinato e quindi utilizzano la regione come semplice punto di passaggio per dirigersi poi verso altri paesi, in particolare in Nord Europa. Però quelli che si fermano e che accettano il progetto e le regole della comunità entrano in un progetto che noi abbiamo definito e addirittura messo nel nostro sistema qualità con un particolare documento che lo rileva, che si chiama progetto di vita appunto per il minore straniero. Dentro questo progetto di vita ci stanno, rubo le parole del professor Ambrosini, ci sta il percorso di cittadinizzazione sostanziale fatto attraverso la formazione professionale, però ci stanno prima anche due aspetti fondamentali sui quali mi limito alla citazione, che sono quelli della gestione degli aspetti sanitari, che è molto dettagliata e fatta in partnership con le istituzioni delle ASL locali, e sono quelli anche della cittadinizzazione formale, cioè la messa a punto di tutta la documentazione che servirà al minore straniero una volta diventato maggiorenne per avere le basi affinché gli sia concesso un permesso di soggiorno nel nostro paese, al fine di valorizzare anche l'investimento che la società italiana ha fatto, che costa e che la società italiana fa su questi ragazzi, e che possano avere quindi un percorso poi di legalizzazione prima di tutto e anche un percorso di vita fatto attraverso in primis il lavoro. Quindi noi ci preoccupiamo poi, utilizzando come strumento privilegiato la formazione professionale, perché siamo un centro di formazione professionale prima ancora che di accoglienza, utilizzando questo strumento per dargli, non solo per dare la dignità al lavoro, come diceva il professor Ambrosini, ma per dare loro la dignità di un lavoro, quindi
Prima di tutto questo percorso è finalizzato a fargli trovare un'occupazione. Dico che siamo più centro di formazione professionale perché se i numeri che vi ho dato prima sono comunque alti, importanti, noi abbiamo circa 1000 allievi che frequentano, anzi scusate, 800 allievi che frequentano i nostri percorsi di istruzione e formazione professionale, i famosi corsi triennali. In Friuli Venezia Giulia, diversamente dall'Emilia Romagna, si fanno nella fascia 14-18 anni, questo è importante anche ai fini dei minori stranieri non accompagnati. E poi abbiamo circa 500-700 adulti, a seconda delle annualità, che girano sui percorsi di Fondo Sociale Europeo nelle due sedi di Trieste. Quindi abbiamo numeri importanti rispetto ai quali questo target è comunque rilevante. Ebbene, nei percorsi di istruzione e formazione professionale noi riusciamo ad inserire sia all'interno del nostro centro sia in altri centri di formazione professionale del territorio non più del 10% dei ragazzi minori stranieri che abbiamo in accoglienza. Perché? Perché come è stato ben evidenziato in uno degli interventi di ieri sera, questo del percorso triennale non è uno strumento flessibile. Questi ragazzi non arrivano a 14 anni, mediamente hanno 16-17 anni, non è pensabile per molti di loro inserirli in un percorso di durata triennale che non riuscirebbero a completare, per cui soltanto una piccola parte, i più giovani o quelli che riescono a sviluppare almeno due anni e mezzo, accollandoci poi l'onere di noi di tenerli quando avranno compiuto la maggiore età fino al compimento del percorso, ecco, questi li inseriamo, ma sono una minoranza, 10-15% a seconda delle annualità, nei nostri percorsi triennali. Per l'altro 85-90% bisognava trovare degli strumenti flessibili, come ben è stato detto, ripeto, in uno degli interventi di ieri sera. E questi strumenti flessibili non erano proprio disponibilissimi. E qui abbiamo sviluppato una lunghissima interlocuzione con il governo regionale che alla fine ha capito e ci ha dato gli strumenti. Non mi tedio sul percorso che è stato molto complesso, però oggi noi abbiamo due assessorati, quello all'immigrazione e quello all'istruzione e formazione professionale, che ci hanno messo a disposizione dei percorsi finanziati, ma non è tanto il discorso del percorso finanziato quanto dei percorsi che hanno la dignità di avere degli attestati di frequenza riconosciuti dall'ente pubblico, che poi servono a quel percorso di cittadinizzazione sostanziale di cui parlava il professor Ambrosini. E quindi sono percorsi riconosciuti dalla regione che sono certamente di alfabetizzazione alla lingua italiana, e anche qui noi usiamo varie metodologie, molto interessante quello che abbiamo sentito stamattina, ne faremo tesoro. Però anche i nostri percorsi di alfabetizzazione alla lingua italiana sono percorsi anche di educazione alla cittadinanza, e quelli che ci ha messo a disposizione l'assessorato all'immigrazione siamo riusciti ad orientarli, a farli diventare anche percorsi di orientamento professionale, per cui dentro un corso di lingua riusciamo ad inserire anche delle fasi di laboratorio in diversi settori attraverso le quali i ragazzi possono misurarsi e capire se sono portati per quel settore, per quell'altro, eccetera. Poi dall'assessorato alla formazione invece siamo riusciti ad ottenere dei percorsi di 500-600 ore che quindi durano alcuni mesi, con stage, che è una cosa fondamentale, con la possibilità di mandare questi ragazzi in stage dentro quei percorsi, e lì siamo liberi di presentare i progetti, noi li presentiamo sui settori che normalmente, però tutto il sistema di formazione professionale regionale può operare su questo, e li presentiamo sui nostri settori che sono la ristorazione, l'agroalimentare, la grafica, la meccanica, e l'elettrico e quant'altro. Però lì i ragazzi fanno un percorso importante che avviene dopo l'alfabetizzazione, naturalmente, che è quello propedeutico per essere inseriti lì,
fanno un percorso professionalizzante, hanno la possibilità di andare in azienda, di farsi conoscere dall'azienda e diciamo che adesso ne abbiamo conclusi alcuni, uno di pizzeria, concluso circa un mese fa, ad un mese di distanza dalla conclusione del corso, su 12 partecipanti vedeva già 7 ragazzi al lavoro. Stavano diventando maggiorenni e quindi nel momento giusto hanno avuto la proposta di lavoro. Però ancora, vi ho detto, di un percorso che ci copre meno di un anno di tempo, perché se consideriamo uno o due percorsi di alfabetizzazione alla lingua italiana e questi percorsi che durano 4-5 mesi, siamo sui 7-8 mesi di gestione dei minori. Non sempre i corsi sono consecutivi, perché insomma conoscete come me i meccanismi anche burocratici, però si riesce a gestirli per un anno. Fondamentale sarebbe avere anche la possibilità di mandarli a fare dei tirocini di 6 mesi, il vecchio famoso pacchetto Treu che siamo riusciti a rovinare con sovrapposizioni burocratiche e normative che ci hanno privato di uno strumento fondamentale non solo per gli stranieri, secondo me anche per gli italiani. E oggi come oggi i tirocini si possono fare, però nella nostra regione hanno avuto la bella idea di metterci il limite di 18 anni, per cui ci hanno tagliato, rispetto alla gestione dei minorenni, uno strumento che era fondamentale, perché dopo questo percorso professionalizzante i ragazzi potevano entrare in azienda avendo delle basi, potevano apprendere in azienda a quel punto. Con un percorso, con un tirocinio ben strutturato. In passato, quando avevamo questi strumenti, parlo di 8-9 anni fa, funzionavano benissimo. Noi abbiamo riempito, prima della crisi, il settore edile del territorio di un sacco di ragazzi che ancora oggi lavorano lì e sono la struttura portante, per esempio, delle cave di pietra piacentina nel Civitavecchia. Ecco, adesso è uscito un bando, lo dico sempre a beneficio degli operatori del Ministero del Lavoro, che ha affidato all'ANPAL la possibilità di fare tirocini per minori stranieri non accompagnati, quindi un bando dedicato, rispetto al quale sono riusciti a fare una enorme burocratizzazione, intrecciando burocrazie regionali con le burocrazie statali, con un gestore terzo. Però con tanta pazienza ne stiamo venendo a capo e dovremmo riuscire a fare la prima sperimentazione. Per cui un percorso di questo tipo che vede corsi di alfabetizzazione, corsi professionalizzanti con stage e la possibilità poi di mandare i ragazzi in tirocinio, mette la formazione professionale in una dimensione di flessibilità che è ideale per gestire l'aspetto di cittadinizzazione sostanziale di questi ragazzi. E questo è il modello sul quale noi lavoriamo e stiamo operando. È un modello che ci dà molte soddisfazioni e che ci consente di dire che la quasi totalità dei ragazzi che escono dai nostri percorsi di accoglienza e che riescono a fare questi che riescono ad usufruire di questi percorsi formativi poi trovano una via virtuosa di inserimento e di integrazione nella società italiana. Grazie.